Amico, sai che cos'è questo? Sono le 10, ragazzi. Ci siamo svegliati da poco. Abbiamo fatto colazione. Siamo pronti per andare a girare allo skispark. Parca al coperto col bag, eccetera, eccetera. Ma abbiamo detto do vlog perché abbiamo iniziato io e Ivo un nuovo format assieme. Come vi ha detto Toto, ragazzi, abbiamo iniziato questo nuovo format che si chiama do vlog. Ma perché, ragazzi, do vlog? Perché siamo due coglioni che fanno i video. Siamo sempre insieme nei viaggi. Al posto che rischiare di fare video bene o male uguali, anche se l'editing li differenzia, sono due giorni. Io e Toto assieme vloghiamo il primo giorno, io e Toto assieme vloghiamo il secondo giorno, solo che uno va sul suo canale e uno sul mio. Quindi il video di ieri, di questo viaggio in Svizzera, è uscito sul canale di Toto, mentre questo video è quello che state guardando. Quindi quando è finito guardate quello dopo. Nel video di Toto, nuovo format di video con Ivo. Andiamo a guidare. Enorme. A pezzo di me! Cavalcate pure quando dovete uscire. E per festeggiare, brindiamo con la sigla più cringe della storia, ragazzi. Attenzione, quello che state per vedere potrebbe provocarvi forte prurito le mani. Oggi e Toto assieme fanno un vlog. Oggi Toto e Ivo assieme fanno un vlog. Ma chi filma? Lo vloggo io! Sei pronto? Possiamo! Questo è il do vlog, ragazzi. Volevo farvi vedere sta roba, ragazzi. Cioè, abbiamo la porta da fuori. Non so se si vede in camera, ma cioè, se io mi denudo si vede tutto. In questo weekend siamo venuti qua in Svizzera. Ieri dovevamo andare a girare in un park in terra, però le cose sono finite un po' nel degenero, quindi vedrete nel video di Toto. Mentre oggi andremo allo Skills Park, un bag landing. Non ho mai portato tra l'altro un video in questo park, quindi fa freccia, puta. Corvo! È un culo peloso! Che uomo, che saggio! Siamo in direzione supermercato. Andiamo a comprare, ragazzi, il melograno amatissimo da Ivo. Figlio di p***a! Che c***o butti la carta, pezzo di me! Questo è il vero Ivo alla guida, ragazzi. Ti butta giù la carta dalla macchina. Come butta giù la carta? Merda, la carta! Buongiorno, mi sono dimenticato un sacchetto. Condividi il sacchetto con me. Ragazzi, melograno preso. Fare la sigla dentro al supermercato con oggi dopo insieme fanno un vlog. È imbarazzante. Ragazzi, un like, la sigla cringe che abbiamo fatto, perché c'è il cringe fastidioso e poi c'è il cringe fatto apposta così, che è proprio quello che fa fare così. Come quando senti una puzza, fa schifo ma allo stesso tempo ti attira un po'. Comunque, raga, nella mia vita non avrei mai pensato di dire mamma mia che cagata. Mi piace, facciamola. Siamo finalmente entrati allo skispark, ragazzi. Qua c'è il bag, qua ci sono i bambini del bosco. Qui abbiamo appena mangiato un ottimo melograno. Siamo nello skatepark, ragazzi. Iniziamo un piccolo riscaldamento di mano da villano. La cosa più difficile sarà destreggiarsi tra questi scooter boy che veramente invadono tutto lo skatepark. Sì, sono tipo le formichine in giro. Ma guarda il ball. Bravo bambino. Non so che linea fare sinceramente. Io provo ad andare su, salgo sulla rampa lì un attimo a vedere com'è. Qua adesso, l'ultima volta, ragazzi, quando io ho fatto il video, hanno cambiato la disposizione delle rampe. No, ma salta con il bambino. Vede, il problema di questo posto è solo questo: bambini che ronzano, esatto, in giro e si incastrano. Ma quanto è morbido il bag? Devo dire che il salto è bello, il far 3-6. Vediamo il nostro Totone cosa ci delizia. Abituando un po' alla rampa perché manco un po' la puffata giusta per i 3-6. Stai facendo il barco, lo vuoi fare? Tra cui incazzato, Aia. Minchia, sto trick qua mi fa una paura da fare. Non è bello perché figa, se non parte muori malissimo. Oh, salvato! Trenino di cashy. No, non trenino. Vabbè, allora atterri, lo faccio io, dai. Oddio, non giravo, mancato la spinta.
mancava palesemente un po' di fronni. Anche a me mancava. Che ci pare? Questo è chiuso, mio forse no. A forte che esci devo fare. E salvata a caso proprio. Vai bel bambino. Huge sdraiata. Ho impuntellato, ma ce l'abbiamo, dai. Quindi fai corti? Se proprio devo. Che faccio dopo corti? Vediamo giù. Vediamo Ivo. Non voglio fare sette cork, mamma. Attenzione, c'è Ivo. Cazzarola, la sette cork è sfatta qua, eh. Arriva, arriva il bambino. Che paura. Avevo l'ansia della vita. Perfetto. Chiara, bellissimo. Dammi un abbraccio. Attimo di panico. Attimo di panico. Ehi, amico, ma era bellissimo. Quando ero sotto sopra in aria mi sono sentito bloccato. Ma poi ho visto il landing e ho detto, cazzo sì, sono arrivato a casa, fratello. Ehi amico, ma questo sette cork era una cosa incredibile, non ho mai visto niente del genere. Hai visto quella rotazione? Ecco, è una cosa che fanno in quattro al mondo. Era bello perché ha sbagliato il sincro. Comunque raga, in tutto ciò abbiamo perso un membro della gang. E noi stiamo tipo girando da un'oretta e passa. Eros ha bucato. È andato a riparare la ruota. Tu l'hai più visto? No, io no. Ragazzi, sapete cosa c'è? Andiamo a cercare Eros perché io mi sto preoccupando sinceramente. Non è neanche più dentro lo skills park. Io ovviamente mi sono dimenticato anche di mettermi la felpa. Si sta cacando malamente addosso, però va bene. Allora Eros, dici un po', com'è lo skills park? Come ti sembra? A vederlo bellissimo, a girarlo non lo so ancora. L'abilità del meccanico di qua è un po' scarsissima. Ragazzi, gli abbiamo dato due camere ad aria. La prima l'ha messa su e l'ha bucata, penso pizzicando, mettendola su. La seconda l'ha trovata bucata già nella scatola. Adesso sta provando a mettere le toppe, non gli rimangono attaccate le toppe. Sei sfigato bro, che cazzo ti devo dire? La mia! Non sapevo cosa dire. Ciao mamma. Ogni salto diciamo, ma dov'è Eros? Dov'è Eros? È stato qua due ore, figa. Imitami quando eri qua, cosa dicevi? A me tanto ha detto dai che tiene. Quando poi si è strappato ha detto: rendiamo grazie a Dio ragazzi, sempre grazie a Dio. Sento lo Spirito Santo, lode a Dio. Sono continuato così da qui fino alla figa. Come voleva si dimostrare ragazzi? Hai controllato se c'era spine? Sì sì. Passo le dita dentro. Una cazzo di spina così incazzata nera. L'ho adesso trovata. Girati. Vieni un po' più vicino a Ivo. Abbassa un po' di più questa testolina di me. Ecco, questo è quello che ti meriti. Ragazzi, io la butto dentro solo a guardarla. Sei pronto? Dentro in un colpo solo, ragazzi. Il mago delle camere d'aria. Sai perché questo? Perché? Perché sei una grandissima testa di cane. Missione compiuta! Qual è la tua faccia quando sai che devi fare flippare? Allora, corky bar, anche lì, però su una monta non abbiamo il bag abbastanza grosso per provarlo. Da farlo diretti tutti i salti qua, è quello il problema. Cosa ci puoi dire sulla discolpa per il bambino? Doesn't hit us flips. Sapevo che arrivassi da tutto il mondo. International, bro. Nuovo ragazzi, tutto opposite, oppo 3, oppo whip. Peso pesoso, Mamma, non puoi chiamare proprio. Dai che facile. Mannaggia te. Vai tu. Ho storto. Mancava Pronica, lo sapevo. Sono stato anche di brutto storto. Troppo tempo che non lo faccio. Ok, dritto. Oh. A
Mamma mia, che sensazione di vomito, raga. La sensazione non mi fa super impazzire solo perché fino all'ultimo secondo non sono sicuro di averlo girato tutto. Abbiamo chiesto a Toto un trick sensazionale e so che può stupirci. Vuoi farvi un altro scordo sexy? Devo conquistarvi tutti, ragazzi. Siamo leggermente provati dalla giornata. È il caso di fermarsi, soprattutto in vista delle 3 ore e mezza di strada. Niente, ragazzi, abbiamo fatto anche oggi 2 trick, veramente. Però diciamo che rispetto a ieri, che abbiamo trovato praticamente il park chiuso e quindi ci siamo un po' arrangiati in skate park, oggi diciamo che è stata una giornata un po' più produttiva di ieri. Ci siamo divertiti nettamente di più. Ivo sto filmando. Giralo leggermente. Ci stiamo caricando la furga. Abbiamo quasi finito. Tu seguimi con la telecamera. Vai, possiamo caricarlo, vai. Dentro il cammino. Dicevamo, stiamo caricando la furga. Spero che questo format del Duvlog vi sia piaciuto e vi abbia cringiato il giusto. È un lavoro doppio sbatta, perché così abbiamo il doppio delle clip da editare, perché io sia la sua GoPro che la mia, viceversa, eh. Però sarà divertente, ragazzi. Quando? In futuro. L'anno prossimo sarà divertente. Fatecelo sapere con un commentino. Nel dubbio, vabbè, like di supporto sempre d'obbligo. Se proprio non sapete cosa scrivere, dissate l'alboreto, che è quello. Manca sempre l'alboreto, sempre schifoso, balordo. Iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta. Bella.